La carta di Lorenzo, un documento di poche pagine, semplice, come lo definisce la madre di Lorenzo Parelli, il giovane diciottenne morto in fabbrica nel gennaio 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro. Vuole e deve essere una guida per i corsi di alta formazione sulla sicurezza che a settembre coinvolgeranno tutti gli istituti superiori di Pordenone. L'obiettivo lo indica Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, morti zero sul lavoro entro 2 anni, corsi di formazione che si fondano su comportamento e responsabilità, ma soprattutto sull'attenzione da rivolgere alla persona che per la prima volta si ritrova in un mondo sconosciuto, quello del lavoro. È un documento programmatico che è indirizzato a tantissimi settori, cioè praticamente a tutti quelli che sono coinvolti nel sistema. Parliamo di scuole, quindi parliamo di dirigenti, insegnanti e alunni, quindi studenti protagonisti. Parliamo di aziende, parliamo di sindacati, di istituzioni come supervisori e come comunque garanti di quello che deve essere un percorso di formazione tutelato e garantito per i ragazzi. La sicurezza sul lavoro non ha bisogno di una mediazione tra datori e organizzazioni sindacali presenti oggi al tavolo insieme al prefetto di Pordenone, Domenico Lione. Bisogna sempre acquisire la massima consapevolezza che il rispetto di norme prudenziali sono qualcosa che dobbiamo sempre tenere presente, perché è intollerabile che si esce la mattina per andare a lavorare e non si rientri più a casa. Quello che mi lascia sempre come genitore è che Lorenzo continua a far parlare di sé ed è giusto così.